Quello che voglio spiegarvi oggi è molto importante. Ieri sono stato ospite di un programma televisivo della 7, Omnibus. E la presentatrice, la Sardoni, do il buongiorno e benvenuto, ha scelto di interrompermi regolarmente ogni qualvolta aprivo bocca. È così, e quando un trattato dice una cosa, non è che se noi ci raccontiamo che le condizionalità sì, non noi ci sappiamo sono, che per il piano sanitario spariscono. Lasciamo. Ma non sì, importa. Però l'abbiamo sviscerato. Guardi, le assicuro. L'abbiamo sviscerato nel senso che potrei portare. Lei però mi ha fatto una domanda, se sì. Vuole io rispondo. Se io no, la domanda lei. È se si vota o no. Facciamo così. Le faccio un esempio. L'INPS ha erogato prestazioni che normalmente avrebbe erogato in 6 anni, in 3 mesi, 4 mesi. Allora è chiaro che ci sono qualche delle problemino. Diciamo che delle l'INPS, necessità. Che non no, è proprio è la gestione del presidente dell'INPS, mi sembra che sia sotto. Ma io non so perché lei mi fa una domanda e poi mi parla no, sopra prego, per prego. Contraddire quello che io dico. Ogni qualvolta mi fa una domanda, perché sono interessato anche a questo fenomeno. Però le dicevo, l'INPS ha erogato io in 3 mesi e mezzo scusi, quello è un che ha fatto erogato di, normalmente. Che erogherebbe di normalmente in io 6 non, anni. Non la, scusi, lei. Allora, vabbè. No. Non conferma sto quello che ho appena detto. No, non confermo. Rinterrompendomi quello una seconda volta. Sì, la interrompo. Prego. Perché ritengo che sia mio dovere, come dire, punteggiare e. Come punteggi dire, tutti, perlomeno. Sì, punteggio. La Sardoni dice che doveva punteggiare, però degli altri 4 ospiti presenti ha punteggiato soltanto me. Cioè su 5 ospiti questo dovere di punteggiare stranamente gli veniva soltanto con me. Chissà come mai. Sì, direi buongiorno innanzitutto. Vedete? Vi sentite? Parlano per minuti, 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 ma nessuno di loro viene mai interrotto. Appena io inizio a parlare, dopo pochi secondi, invece, mi interrompe. Quindi bisogna fare molta attenzione, è molto delicata la questione, perché da un lato bisogna accelerare, ma bisogna aumentare i controlli, cioè senta, far sì che siano sono veloci, io, ma trasparenti gli appalti. Benissimo, perché non se sono no, io siamo nei guai. Che, allora, chi però parla di palude, non sono io, che naturalmente non vale niente. È molto importante spiegare a tutti gli italiani questi meccanismi che rendono le parole di un ospite più o meno credibili, anche a seconda dell'atteggiamento che ha il conduttore. Perché vedete, interrompere continuamente un ospite ha un duplice effetto negativo. Il primo è quello di confondere l'ospite, rendere più complicata la chiusura di un discorso, l'esposizione di una tesi, perché naturalmente se qualcuno ti parla sopra e ti interrompe dopo 3 secondi è più facile che ti confonda le idee e il tuo discorso è meno fluido e meno chiaro. Ma c'è un secondo effetto altrettanto importante. Vedete, il conduttore di un programma televisivo viene visto come un'autorità dal pubblico a casa. E se il pubblico a casa nota che il conduttore continuamente becca, interrompe, critica, contraddice un ospite e non lo fa con gli altri, pensa che quegli altri contino qualcosa di giusto, siano impeccabili, e quell'ospite che viene continuamente contraddetto evidentemente ha detto qualcosa di sbagliato. E quindi anche quelle smorfie, quei sorrisini, quegli sguardi di disappunto che fanno alcuni conduttori, ce ne sono altri che lo fanno in maniera molto più palese, allora i numeri influiscono tantissimo sull'idea che il pubblico a casa si faccia delle tesi esposte dagli ospiti di un talk show politico, e quindi sull'opinione che il pubblico a casa si farà di quel politico o di quell'altro politico. Forma insostituibile, peraltro si è rivelata particolarmente utile. Poi, vedete, se noi avessimo... Proprio, mi scusi, però non posso dirle, c'è una... Però lei non ha interrotto Toti, non ha interrotto nessuno, lo fa solo con me questa solo cosa con di lei, punteggiare. Solo è con bellissimo, lei. Io sono affascinatissimo da questa cosa. Ma scusi, ma lei dice il reddito di cittadinanza non ha critici, ci sono i 3.000 navigator che non stanno facendo niente, tutti gli articoli di giornali facendo niente. Che segnate, lei non ha sì. Idea di quello che stanno facendo i navigator. È molto insultante dire che non stanno facendo niente, lo sa? Lo sa quanti problemi hanno risolto i navigator? Quali hanno aiutato in questo periodo le persone? Quanti posti di lavoro hanno trovato? Le farei parlare, con i nostri navigator che si stanno occupando di risolvere questioni molto importanti. Forse sarebbe bene ricordare che prima che esistessero i navigator esistevano dei centri per l'impiego che sono costati 1 miliardo di euro l'anno all'Italia, a proposito di risparmi, e che non funzionavano assolutamente. E il
reddito di cittadinanza riforma completamente questo sistema. Ma non sta portando come sussidio, sì, ma come diciamo, questa era l'obiezione. Ma al momento in cui lei sa bene, dovrebbe sapere bene, mi fa piacere che dibatte solo con me e controbatte solo me, un motivo ci sarà, penso anche, la seconda fase del reddito di cittadinanza, cioè quella di trovare lavoro, doveva partire a marzo ed è stata in qualche modo stoppata dalla pandemia. Cioè, lei questo se ne è accorto che è stata una pandemia oppure non se ne è accorto? Quindi non è partita, mi pare che... diciamo, ma i navigator stanno lavorando per risolvere problemi concreti, per esempio mi stanno aiutando a prendere i 600 euro a tutti quelli che avevano diritto ai 600 euro, li hanno aiutati i navigator, bene, esatto. Facciamo, le faccio avere tutte le lettere di ringraziamento, sì, le vorrei molto, perché e poi leggo. Punteggi anche tutti gli altri suoi ospiti, perché è molto particolare il fatto che lei queste punteggiature le fa solo come ho sentito Toti parlare in assoluta libertà, come è suo diritto, per carità, però quando parlo io lei dopo 3 secondi mi interrompe e mi parla sopra. Guardi che è una cosa un po' particolare, si riveda la puntata, ha interrotto solo me, finisce la puntata, lei se la rivede e mi spiega come mai me le viene particolarmente il desiderio di intervenire e con gli altri suoi ospiti a partire dal governatore Toti questo non accade. E anche con atteggiamenti come questo, che si cerca di inculcare nello spettatore un'idea piuttosto che un'altra, è un meccanismo molto semplice, basta aver studiato un po' di comunicazione per saperlo, ma è bene smascherarlo, far capire che non è corretto da parte di un conduttore avere un atteggiamento così diverso fra ospiti diversi dello stesso programma, perché questo significa voler indirizzare l'opinione del pubblico verso una parte o verso l'altra. E io queste cose in silenzio non le accetto. Capite quanto è importante spiegare profondamente questi meccanismi? Vi invito a fare circolare questo video, perché è davvero utile che tutti siano consapevoli di come l'atteggiamento di un conduttore televisivo possa indirizzare l'opinione del vasto pubblico che guarda questi programmi.